Allora, praticamente, vediamo un pochettino come, diciamo, andiamo a determinare la concentrazione della stessa soluzione nei quattro diversi modi. Prendiamo ad esempio, che posso dirvi, andiamo a sciogliere, che ne so, 10 grammi di un composto. Vogliamo fare il cloruro di sodio, una cosa praticamente a cui siamo abbastanza abituati, di NaCl. Andiamoli a sciogliere in 100 grammi di acqua. Va bene, andiamo un pochettino a calcolarci, diciamo così, la concentrazione nelle varie maniere possibili. Dunque, la frazione molare come ce la calcoliamo? Dunque, andiamo praticamente a il calcolo della frazione molare. Allora, noi abbiamo, ci calcoliamo il numero di moli del cloruro di sodio, quindi il numero di moli del cloruro di sodio è uguale alla massa del cloruro di sodio fratto la massa molecolare del cloruro di sodio. La massa del cloruro di sodio è 10, la massa molecolare del cloruro di sodio è, il sodio pesa 23, il cloro pesa 35,5, quindi la sua massa molecolare è 58,5. Quindi verrà un certo numero che adesso non so, ve lo calcolate voi se ve lo volete calcolare. Ci calcoliamo il numero di moli di acqua, che ovviamente sarà uguale a 100 grammi di acqua fratto la massa molecolare dell'acqua, che è 18, ovviamente 16 più 1 più 1 fa 18, e 100 fratto 18, vabbè, questo lo so a mente, viene 5,5 periodo, 5,55. Vabbè, quindi le frazioni molari quali sono? Abbiamo X di NaCl uguale al numero di moli di NaCl fratto il numero di moli totale. Il numero di moli totale sarà uguale al numero di moli di NaCl più il numero di moli di H2O. E quindi abbiamo il numero di moli di NaCl è 10 fratto 58,5. Il numero di moli di NaCl al denominatore è sempre 10 fratto 58,5, il numero di moli di acqua è 5,55. Andiamo a fare il calcolo e vediamo quello che esce. La frazione molare di acqua invece sarà uguale a numero di moli di H2O fratto numero di moli totale. Abbiamo numero di moli di H2O fratto numero di moli di NaCl più numero di moli di H2O, quindi sarà 5,55 fratto 10 fratto 58,5 più 5,55. Ovviamente verrà un numero. Poi dopo provate a sommare questi due numeri. Se la somma di questi due numeri non dà 1, vi dovete preoccupare. Vuol dire che avete fatto qualche errore. E tornate, diciamo così, al punto di partenza. Va bene? Quindi, esercizio facilissimo. Vediamo come si calcola il percento in peso. Percento in peso come si calcola? È una banalità. Abbiamo detto praticamente percento in peso è uguale alla massa del soluto fratto la massa della soluzione, e in questa maniera riferiamo il tutto a un grammo di soluzione. Noi lo vogliamo riferito a 100 grammi di soluzione, quindi dobbiamo moltiplicare per 100.
Quindi abbiamo che la massa di NaCl è 10. La massa di soluzione quanto sarà? Com'è? 110, benissimo, perché sarà uguale alla massa di NaCl più alla massa di acqua, quindi sarà 10 più 100 e quindi sarà uguale a 110. Quindi 100 diviso 110 moltiplicato 100. Va bene? E verrà quello che verrà. Ovviamente se volete la percentuale d'acqua andate a fare la massa dell'acqua, quindi 100 fratto 110 moltiplicato 100. Ovviamente se andate a sommare le due percentuali, quanto vi deve venire in totale? 100. E se non viene 100? Ci dobbiamo preoccupare. Beh, mi fa piacere che... Ma quello, guardate, quello è vero, mi seguite abbastanza bene. Ogni tanto c'è qualcuno di voi che... Però sono abbastanza veramente contento di come mi state seguendo, insomma, perché mo, a parte le amenità che ogni tanto mi pregio di dire, insomma, veramente diciamo mi state seguendo abbastanza bene. Qualche volta vi faccio qualche domanda più scema, qualche volta vi faccio qualche domanda non più complicata, però diciamo non proprio scema come questa, diciamo più o meno ho sempre un riscontro fra di voi. Quello ogni tanto ci stanno certi voti, tu mi chiedi queste cose qua e trovo facce attonite. Padre eterno, questi qua non hanno capito niente, come devo aver parlato male, non mi sono fatto seguire da nessuno, invece quando ci sta la partecipazione il professore è contento. Vabbè. Poi, allora abbiamo detto, per cento in più, pochi ci sta, no? Molalità. Allora, la molalità come si calcola? Abbiamo detto che la molalità, che si indica con una M piccola, che si indica con una M piccola, è uguale al numero di moli di soluto, che in questo caso ovviamente è NaCl, presenti in 1000 grammi di solvente. Come facciamo a calcolare il numero di moli di soluto presenti in 1000 grammi di solvente? Dobbiamo dividere il numero di moli di soluto per il numero di grammi del solvente. Il numero di grammi del solvente abbiamo detto che sono, dove sta? 100 grammi. Quindi dobbiamo andare a mettere un 100 qua sotto. Adesso questo numero qui, numero di moli di soluto diviso 100 grammi, che cosa vi rappresenta? Vi rappresenta il numero di moli di soluto presenti in quanti grammi di solvente? 1. Adesso io lo voglio sapere su quanti? 1000. Quindi che cosa devo fare? Devo moltiplicare. Moltiplicare per? 1000. Benissimo. Quindi fate lezione voi, come ne posso andare? Vabbè, non c'è bisogno di me. Bene, allora a questo punto qua io che cosa faccio? Invece di scrivere NaCl posso anche scrivere praticamente massa di NaCl moltiplicato 1000 fratto praticamente 100, che è la massa del solvente, moltiplicato praticamente la massa molecolare dell'NaCl. Quindi tutta questa roba diventa uguale a 10 grammi di NaCl per 1000 fratto 100 per 58,5, che ovviamente verrà quello che verrà. È chiaro? Va bene? Adesso, per il calcolo praticamente della molalità, io che cosa dovrei dire? Dovrei, diciamo così, precisare praticamente a che temperatura mi trovo, perché diciamo che la densità dell'acqua è esattamente 1, soltanto in che situazione? 4 gradi centigradi, esattamente, nella situazione in cui l'acqua assume la sua massima densità possibile, e ciò si verifica soltanto a 4 gradi centigradi. A tutte le temperature diverse da 4 gradi è più basso, però diciamo così, se praticamente noi andiamo, diciamo, a considerarla 1 a tutte quante le temperature, non è che facciamo un errore grandissimo, va bene? Quindi 100 grammi d'acqua è come se fossero 0,1 litri di
sono i litri di acqua, cioè 100 grammi d'acqua sono 100 millilitri, perché la densità è in grammi millilitri. A proposito, diciamo così, i millilitri a quanti centimetri cubici corrispondono? Un millilitro? Un centimetro cubo, sono la stessa cosa, è chiaro? Non vi fate fare fessi da queste cose qua. Una cosa, andatevi a rivedere bene tutte quante queste cose. Un litro corrisponde a un decimetro cubo, un millilitro corrisponde a un centimetro cubo, un metro cubo a quanti litri corrisponde? Mille. Vabbè, allora mi raccomando, non venite a fare allo scritto errori di questo tipo qui, perché si verificano molto spesso. Guardatevele bene questi rapporti di conversione, non sono banalità questi. Perché poi io, diciamo così, le valuto comunque con un poco di, non dico benignamente, ma ci sono professori molto più severi di me da questo punto di vista qua. Quindi diciamo così che corrisponde a 0,1 litri di solvente. Adesso io in teoria, quando vado a dire molarità, dico il numero di moli di solvente in un litro di soluzione. Io, questo è un litro di 0,1 litri di solvente. Allora, a rigore, quando si verifica, quando si realizza una soluzione, diciamo, ci stanno delle variazioni di volume. Diciamo che anche qui, dato che le variazioni di volume non sono molto grandi, allora consideriamo che questo, diciamo così, sono 0,1 litri di solvente, restano 0,1 litri anche quando diventano soluzione. È un'approssimazione, non è una cosa precisa proprio, però è un'approssimazione che si può andare a fare. Quindi noi abbiamo che la molarità sarà uguale, la molarità che si indica con M grande, sarà uguale al numero di moli diviso il volume della soluzione. Diciamo che generalmente, ecco, la molarità è una concentrazione, possiamo dire numero di moli fratto volume, quindi il numero di moli sarà la massa di NaCl fratto la massa molecolare dell'NaCl fratto praticamente il volume, che sarà 0,1. Quindi sarà 10 fratto 58,5 fratto 0,1 e verrà quello che verrà. Va bene? Vabbè, come vedete sono tutte proprio banalità, diciamo così. Ovviamente, che vi posso dire, vi ho fatto vedere questi esercizi qui, ma dovrete essere in grado di calcolare anche, che ne so, se io ho un litro di soluzione 0,1 molare, quanti grammi di NaCl sono presenti? Lo dovete sapere fare questo, è chiaro? Oppure io dico ho 150 grammi di soluzione di NaCl al 20% in peso, quanti grammi di NaCl sono presenti? Valata sapete calcolare, insomma, è chiaro, no? Non vi faccio vedere tutti questi esercizi qui che, ripeto, sono molto semplici. L'unica cosa che vi vorrei fare vedere come si passa da un, diciamo così, c'ho ancora qualche minuto, quindi allora in questi ultimi minuti di lezione vi faccio vedere come si passa da una maniera di andare a esprimere la concentrazione a un'altra maniera di esprimere la concentrazione. Vi faccio vedere due re di questi esercizi. Vi ripeto, è una mini lezione di esercitazione, quindi diciamo nelle mie lezioni di teoria io inserisco anche qualche elemento di esercitazione, poi il grosso dell'esercitazione viene fa Antonello, insomma, e così vediamo di farvi arrivare allo scritto ben preparati. Allora, andiamo un pochettino a vedere. Facciamo questo esercizio. Abbiamo una soluzione sempre di acqua e cloruro di sodio avente frazione molare di NaCl
uguale 0,01, va bene? Vogliamo calcolarne il percento inteso. Va bene? Ok. Allora, quando dobbiamo affrontare questo tipo di soluzioni, la prima cosa che dobbiamo andare a fare è andare a riferirci a una quantità di materia che utilizziamo come base di calcolo. Ovviamente, poiché la base di calcolo è arbitraria, ce l'andiamo a scegliere come ci fa più comodo. Cioè, noi possiamo prendere un litro di soluzione, 100 grammi di soluzione, 1247 moli di cloruro di sodio. Chiaramente non ci andiamo a scegliere una base di calcolo che ci complica la vita. Quella là più sensata qual è? Scegliere una mole di soluzione. Una mole di soluzione che vuol dire? Vuol dire praticamente che una mole di soluzione vuol dire che il numero di moli di NaCl sarà 0,01 e il numero di moli di acqua sarà 0,99, ovviamente. Chiaro? Allora, noi vogliamo sapere il percento in peso. Dobbiamo sapere la massa di questo e la massa di questo. La massa di NaCl sarà uguale a 0,01 per la massa molecolare di NaCl, quindi sarà uguale a 0,01 per 58,5. Quindi sarà uguale a 0,585 grammi. Il numero di moli, scusate, la massa di H2O sarà uguale al numero di moli di H2O per la massa molecolare di H2O, quindi sarà uguale a 0,99 per 18, che ovviamente sarà un poco meno di 18. Poi andate per calcolarvi il percento in peso di NaCl, sarà uguale alla massa di NaCl fratto la massa di soluzione moltiplicato 100. Più precisamente, la massa di NaCl la teniamo a 0,585 per 100 fratto la massa di soluzione, quanto sarà? Sarà 0,585 più 0,99 per 18 e verrà quello che verrà. Chiaro? Non è una cosa complicata. Facciamo un altro esempio. Ci sono problemi? Allora, prendiamo un altro esempio. Allora, abbiamo una soluzione al 10% in peso di NaCl in H2O. Vogliamo calcolarne la molalità. Come facciamo? La molalità, abbiamo detto che è uguale al numero di moli di NaCl in 1000 grammi di solvente. Quindi il numero di moli di NaCl deve essere diviso per la massa del solvente, e questo rappresenta il numero di moli di NaCl per un grammo d'acqua. Noi lo vogliamo sapere per 1000, quindi questo deve essere moltiplicato per 1000. Il numero di moli di NaCl ovviamente a chi sarà uguale? Sarà uguale alla massa di NaCl fratto la massa molecolare di NaCl, quindi questo deve essere moltiplicato per la massa di H2O e questo deve essere moltiplicato per 1000. Quindi abbiamo a questo punto che sarà uguale a 10 che è la massa di NaCl. Prendiamo ovviamente come base di calcolo, cosa ci conviene prendere? 100 grammi. 100 grammi di soluzione. Soluzione, benissimo. La base di calcolo è 100 grammi di soluzione.
Allora, prendendo come base di calcolo 100 grammi di soluzione, i grammi di cloruro di sodio ovviamente sono 10, quindi 10 per 1000 fratto praticamente la massa molecolare del molare del cloruro di sodio che è 58,5 e la massa di H2O quant'è? 190. H2O ho detto, non massa di soluzione. Se la massa di soluzione è 100, la massa di H2O quanto sarà? 90. Bene, la massa di H2O ovviamente sarà uguale alla massa di soluzione meno la massa di NaCl, quindi 100 meno 10 uguale 90, e qui ci andiamo a mettere 90, va bene? Problemi? Va bene? Allora andiamo a farne un altro, e poi chiudiamo qui questa lezione. Abbiamo una soluzione 1 molale di NaCl in acqua. Vogliamo calcolarne la molarità. Adesso, come al solito, dato che noi nella molarità ci riferiamo a una quantità di materia misurata in volume, noi a rigore dovremmo conoscere la densità della soluzione. Ovviamente, per quanto riguarda la densità della soluzione, se noi abbiamo una soluzione diluita, la densità della soluzione sarà molto simile praticamente a quella del solvente puro. Quindi se il solvente puro è 1, anche la soluzione avrà 1. Ma una soluzione 1 molale, 1 molale che vuol dire? Vuol dire una mole su 1000 grammi di solvente, quindi 58 grammi e mezzo di sale su 1000 grammi di solvente, è una bella soluzione abbastanza concentrata. Allora in quel caso là la densità è necessaria. Allora quindi supponiamo che la densità della soluzione, quindi densità della soluzione, sia 1,05 grammi per centimetro cubo. Centimetro cubo che è la stessa cosa che millilitri, va bene? Allora vediamo un pochettino come si fa. 1 molale significa c'è cioè una mole di NaCl in 1000 grammi di acqua. Quindi la massa di NaCl a quanto è uguale al numero di moli di NaCl per la massa molare dell'NaCl, quindi sono 1 per 58,5, quindi 58,5. La massa di acqua, quanto abbiamo detto che è? 1000 grammi. Quindi la massa di soluzione a quanto sarà uguale? Sarà uguale alla massa di NaCl più la massa di acqua. Quindi sarà uguale a 58,5 più 1000. Quindi sarà 1058,5 grammi. Ovviamente mi devo andare a calcolare il volume di 1058,5 grammi di soluzione. E come me lo calcolo? Tramite la densità. La densità è definita come m fratto v. Io cosa devo sapere adesso? Il volume. Quindi il volume sarà uguale a m fratto d. Quindi avremo
1058,5 grammi fratto la densità che abbiamo detto essere 1,05 grammi per millilitro, grammi e grammi se ne vanno, e quindi viene questa roba qui che sarà uguale a 1058,5 fratto 1,05 millilitri, che ovviamente espresso in litri a quanto diventerà? Diventerà 1058,5 fratto 1,05 per 10 a meno 3. Questi sono litri. La molarità a quanto sarà uguale? La molarità M sarà uguale al numero di moli fratto il volume. Il numero di moli quant'è? È sempre rimasto 1, quindi ci andiamo a mettere 1. Il volume della soluzione ce lo siamo calcolato adesso ed è 1058,5 fratto 1,05 per 10 a meno 3, che verrà quello che verrà. E il numero che uscirà fuori, quali saranno le unità di misura? Saranno moli, questi qua sono litri, quindi questi saranno praticamente un certo numero che verrà fuori espresso in moli litro. Va bene ragazzi? Ci sono problemi? Ok, allora ci rivediamo la prossima settimana.